Ragazzi, ma buonasera a tutti, benvenuti e bentornati su Silent Hill 3. Oggi cosa ho avviato? Mi sa che non era il disco giusto. Mi sa che non ho messo il disco giusto, per questo non mi sembra Silent Hill. E infatti ho avviato Brave. Torno subito. Amici, arrivo subito. Sì, il tuo PC va benissimo, però a volte Twitch dà fastidio con l'audio. Non ti ho detto che il tuo PC è rotto, ho detto refresh la pagina. E tra l'altro Nostalgia Arcade I made a mistake. Datemi un secondo che prendo il disco. Questo non era previsto, amici, mi dispiace. Dovremmo esserci. Con calma. Non Brave. Allora, abbiamo giocato molto di peggio, posso dirlo? Sì, perfetto. Niente, buonasera a tutti con problemi tecnici. Non puoi giocare a Final Fantasy 6 Link to the Past. Puoi sempre usare la tastiera, soprattutto per Final Fantasy, voglio dire, se lo stai emulando. Però sicuramente non ci saranno. Invece sono giusti anche parametri video. Hai visto che twist? Oggi dovremmo riuscire a fare il boss magico dell'altra sera perché ho provato un po' di prove e effettivamente mi sono informato. A parte il fatto che è davvero un bel boss. A parte il fatto che è davvero un bel boss, nonostante tutto. Io dovrei mettermi a schermo intero. Eccoci qua. Sì, è violento crudele. Sarò io crudele contro il boss. Ok, mi sono cagato che non l'ho visto continua, ma è normalissimo. Ho fatto un po' di prove e effettivamente quando indossi il giubbotto antiproiettile, se ti pari non prendi colpi. No, quello delle fogne rimane terrificante e non ho idea di come si debba fare. Non ho letteralmente idea di come si possa fare quel boss lì senza morire dentro. Questo effettivamente puoi schivarlo, puoi pararlo. Potevi parare quello delle fogne anche? Chi lo sa? Dovremmo. Il gioco non ti dice questa cosa che si para col giubbotto antiproiettile e non prendi danno proprio zero, non è che ne prendi di meno, non lo prendi. Il gioco non me lo dice. Grazie, guida anonima su internet che me l'ha fatto scoprire, ma meglio così. Dovremmo riuscire a farlo. Senza anche le munizioni, tra l'altro, se riesco a farlo bene. Ho fatto un paio di prove tra ieri e oggi e dovrei riuscire a farlo decentemente senza usare troppe munizioni. Proviamo poi con calma. Vediamo un attimo. Ecco, ho già fatto gli enigmi. Ho riservato proprio che li ho fatti così non perdiamo 15 secondi di tempo. Che bel boss. Ma in realtà questo, ripeto, è davvero un bel boss. Le fasi diverse, il fatto che ha una seconda fase. Ah, allora è proprio difficile. E plot twist ne ha 4. E gli attacchi sono tutti schivabili praticamente. C'hai i cavalli che ti bloccano i proiettili. Questo credo che sia il boss migliore che ha avuto Silent Hill fino adesso. Il problema è che compensa gli altri. Aiuto! Se prendo un altro danno, ricarico. Sì, beh, dobbiamo arrivarci al boss. E purtroppo sarà complicato più che altro arrivarci, visto che a quanto pare ho scoperto a mio malgrado che salvando i nemici rimangono dove salvi. Diventa Ishin e c'è fuori un mitra dalla tasca. Ma alla fine, cioè, il mitra, ripeto, è l'ultimo dei problemi. Perché alla fine li puoi stare sempre dietro i cavalli non, e ti parano e non spara direttamente. È stato un bel twist quando ho detto: ah, finito! C'ha il mitra. È più scena che altro, perché alla fine basta stargli vicino. Bisogna gestire bene gli attacchi per stunlockarla. Ho fatto un paio di prove. Vincevo anche l'altra volta, cioè ho vinto le due prove. Non ho visto cosa c'era dopo, ho quittato subito dopo, quindi per me è tutto nuovo. Però riuscivo a farla, ma anche l'altra volta. Il problema è come. Il problema su Silent Hill in difficile è come fai i boss, non se li fai. Non è raccogliere mai il mitra. Anche, visto che a quanto pare non ha le armi che tu non hai. Il cancello. Dov'è il cancello? No, questo non è il cancello! Vabbè, senti. No, vabbè, dove cazzo di. Ah, devo capire dove andare. Non posso prendere due danni lì, però. Se arrivi solo con un bastone, credo che vai direttamente alla terra. No, il coltello ce l'hai di base. Quindi se arrivi col coltello bastone,
anche la pistola dovrebbe essere quella di tramba, quindi allora coltello e pistola credo che siano obbligatori. Il resto, se lo trovi tu, ho letto, poi non ho controllato, non dovrebbe averle. Poi non so se sia vero perché non ho. Non... Io ce li ho. E quindi. Che fatica, i nemici con le zampette tipo arpeggio di Slay 2 sono proprio la morte. Sono proprio il male. No, ma allora, ripeto, la prima parte fino a Silent Hill, cioè quella Silent Hill proprio città, mi era piaciuta anche a Porca Eva. Vabbè, senti, non fa niente, vado avanti. Ho una voglia di farlo. E mangiare il gelato è top. Confermo. L'hai preso da Gianni o l'hai preso di quelli preconfezionati? Pronto soccorso. Qua c'è un cavallo morto. Dobbiamo rifare la roba dei cavalli, purtroppo, mi spiace. L'hai cucinato? Allora non... Bello, ma non così bello. Ah, da come gioco di merda? Non avevo capito. Avevo detto da gioco di merda. Gelati Conrad con più plastica che gelato stesso. Allora, io ho preso gelati Kinder Bueno perché sono curioso e devo prendere le cose. Sono molto buoni, ma sanno di merendero. Che per me è anche meglio, però non sanno di Kinder Bueno. Ecco il suono di Tombi. È tornato. Sono molto buoni, per quanto siano un po' immangiabili. Perché sono durissimi sopra. Non l'ho capito. I volumi come vanno? Fatemi sapere perché ho cambiato setup. Esatto, sì, erano, ma quasi tutti in realtà, Salvo quello della porta, che era carino capire i numeri. E praticamente poi basta in questo gioco qua, purtroppo. È un po' alto rispetto a me, allora lo abbasso un po'. Lo metto qua. Anche perché è molto rumoroso come gioco. Tanto devo anche pensare agli amici che ci seguono da casa senza cuffie. Quindi non devo bilanciare bene. Ti fanno rivalutare la vita. Allora lo abbasso ancora un po', così va bene. O così abbiamo raggiunto il compromesso. Aspetta, che adesso sono stanchissimo, però. Ho scoperto che poi, se sei stanco e la stamina è bassa, attacchi più lentamente. Quindi dovremo fare attenzione perché non riusciremo a stannarla, altrimenti. Devo scappare un po' e riposarmi. Ma ha tante cose belle questo gioco. E poi la stamina nascosta. Se tu corri per un bel po'. Dovresti. Non ancora. Vabbè, senti, faccio così. Attacco un bel po' di volte e ti faccio capire. C'è una stamina nascosta. Che se tu la finisci o sei molto bassa, sei nello stato stanco. E se non ti riposi e prendendo fiato, attacchi più lentamente. Tipo adesso sono molto veloce. Se continuassi ad attaccare, sarei più lento. Vedi che adesso sono un po' più lento? No, forse non ancora. Vabbè, non lo so. Giuro che prima ero lento. Contro il boss ero lento. Beh, no, perché non è nascosta teoricamente. Lo capisci dal momento in cui c'hai gli attacchi lenti e c'hai il fiatone. Non lo trovo un'idea cattiva. Il fatto che non ti venga spiegata è il problema, però il fatto che sia nascosta non è un problema. Questo non è un puzzle, questo è un incubo, Pandarancia. Ho finito? No? Chi manca? Chi manca? Ma guardalo. James, non maschio effetto stanchezza. Vero anche quello. Ma allora, se vogliamo dire. Harry era il Chad assoluto. Che cazzo manca?
Ah, ok. Ricontinualizzava praticamente tutto. Sono quasi scoppiato a ridere quando ho detto let's go e massacre the last one or the last children. E quello che hai fatto tu, però. Vabbè, schippiamo la cutscene. Arriva Alessa. Alessa Marcuzzi. Ora. Vediamo se i miei allenamenti sono andati sui frutti. Ho già la katana, il giubbotto. Lo equipaggiamo. Facciamo il parry. Così non prendo danno. Lei si stanna. Altro parry. Speedrun damage. Mi ha mancato. Altro parry. Bekustebu. Potrei aver sbagliato. Appunto. No, scappamus. E adesso scappa lei. Che è l'occasione per riprendere fiato. No, però vieni dopo un po'. Alessa. Alessa. Satan. Satan. Yes. Tra l'altro quando cade per terra c'hai anche l'occasione di fare un pestone se riesci a essere bravo. Prendiamo fiato. Nella fase 1 fa letteralmente invadigio di massa. Sì, è vero. Purtroppo è vero, mi dissocio ma è vero. Mi sa che ce l'ho dietro, vero? No, è lì davanti. No, Ocio, che qua c'era il cavallo. No, non scappare. Adesso scappa. Poi la terza fase con il tubo è la più facile, perché c'ha un... c'ha una finestra di attacco che è lentissima, riesce a fare il parry di reazione, come Dark Souls 1. No, il pestone con lei in realtà funziona anche abbastanza bene. Il problema era il boss de merda delle fogne. Ora, qua c'è la pistola, però. Ci mettiamo dietro il cavallo e non ci spara. E poi è come prima. Mi devo curare, bro. Che la pistola fa malino. Tanto dovrei essere abbastanza messo bene. Questa forse è la fase più difficile. Poi la ultima la facciamo col pompa. No, mi è finito il parry, non è vero? Fa anche un passo indietro, quindi è anche abbastanza facile. Sa che sono lento. No, adesso non c'ho la stamina. Merda. Arien, grazie mille del raid. Benvenuti a tutti. Sento rumori della radio del 2 mentre della picchi. Perché conta come nemico, semplicemente. Troppo foppo. Niente, ho sbagliato. Purtroppo mi ha messo ansia la pistola. Buonasera, che stavate facendo? Noi stiamo cercando di non morire male contro il boss di Silent Hill 3. E grazie mille del follow. Celine Raven, grazie mille. No, posso ancora non curarmi, sai? No, la pistola no. Ok, parry. Non ho fatto il parry. Non è vero. Dai, cadi. Che poi finisce il supplizio così almeno. Sekiro, Bekustebu. Ok. Non hai fatto il pistone, ma non fa niente. C'è la parte facile adesso. Ho fatto una no death solo piromanzia su Demons.
Che per un momento ci sono su Deimos, sa che ho rimosso? Ci sono le magie del fuoco su Deimos? Non mi ricordo neanche una. Non era previsto fare, non ho detto, ma uscite per caso. Hai visto a volte? Ora, qua c'è la parte facile, perché la sua finestra d'attacco è ridicola. Cioè, letteralmente qua, anzi, siccome devo fare parry con il suono, mi sincronizzo bene con la capture card. Non scappi, signora Alessa, però. Alessa? Alessa, non scappi. La palla di fuoco, flame toss, che non ricordo come sia in italiano, e flame spray a tempesta di fuoco. Ah, ok, ecco perché non me la ricordavo. Perché ce ne sono quattro. Capisco. No, che mi si sta... ma ho capito, la telecamera. È un Souls-like. Dove sei? Ma è lei che scappa da me adesso? Ha paura davvero? Ok, vabbè. E come ripeto, la finestra d'attacco è... non mi ha schiacciato il parry. È ridicola, quindi si perdia tutto se riesci a prendere il tasto. O si perde o si schiva addirittura, a volte neanche ti prende. Su cosa ho sbattuto? Sono io il boss, esatto! Come sono messo a salute? Perché mi sa che ne è molta poca. No, posso prendere ancora un colpo. Poi ho scoperto anche che praticamente hai sempre l'ultima chance attiva, ovvero non ti può uccidere se hai più di un HP. Niente. In questo gioco. Cioè, non puoi essere shottato se non sei già a 0 HP. Che è interessante come cosa. Non è vero, ho sbagliato io. Ho sbagliato, qua è colpa mia. OP sì. Fanno tantissimo male le cose, quindi ci può anche sta... ho sbagliato. Dai, attaccami. Sì, però non ti puoi non stalloccare, figlia mia. Adesso mi devo curare, però. Abbiamo usato due medici soli, dai, non è male. Adesso ci mettiamo il pompa. Ah, un'altra cosa che ho scoperto. Il profumo si può equipaggiare e attrae i nemici per qualche motivo. E non so che cazzo serve, ma lo puoi fare. Ora, arriverà con la mitraglietta. Dobbiamo stare dietro i cavalli. Come profumino, esatto. Sparami se hai il coraggio, sparami. Pure il pestone ti facciamo. Prendili questi pestoni. Qua però ho sbagliato. C'è ancora munizione se non sbaglio. Altro pestone. Posso un altro pestone? No. Non c'ho munizioni. Ricarico. Oh yes. Oh yes. Forse abbiamo vinto. Forse abbiamo vinto. Yes! Due medic solo, che va benissimo. Perfetto. Questo è stato un bel boss, però. È stato davvero un bel boss. Questo è molto figo. Ah, ecco, fanno parte delle stregonerie. Capisco. Che è successo qua? Sarebbe meglio che io morissi. Dopotutto non c'è niente da temere. Quel bambino, quel demone, quando penso all'interminabile dolore che causerà una volta nato, ho deciso che, invece della sofferenza e crudeltà sopportata in quell'infermeria, preferirei concedere a me stessa una morte ben più tranquilla. Perché io resisto? Non ho mai pensato a me stessa come una stolta. Alessa, è un po' strano che per me chiamarti con quel nome, dato che tu sei me. Ma sai che ti dico, tu ed io la pensiamo in modi diversi, dopo tutto. E non è neanche che ho dimenticato quell'infermeria. E che vuol dire? Va bene, Ariane, buona cena. Buon cucinamento. E grazie mille per il ride ancora. Hai fatto uno shout-out, Riccardo, tra l'altro? Che non te l'ho chiesto, non ci ho visto. In caso fallo... se riesci a farlo ora, fallo ora.
Altrimenti lo faccio io. Lo prenderò come un no e lo faccio al volo. Ho scritto giusto? Dovrei. Perfetto. Dovrei uscire da questo incubo. Non so per dove in realtà. Che suono brutto. Che suono brutto questo. Non bene, non bello. Qua c'è un altro papiro. Macchiati dai peccati di questo mondo, dentro di noi le nostre pene conserviamo. Solo tu puoi guarire le nostre ferite. Ogni mattina, pomeriggio, sera e notte invochiamo il tuo nome pregando per il giorno della deposizione miracolosa. Bene. Affido a te incondizionatamente il mio corpo e la mia anima eterna. Anche se dovessi sprofondare nelle tenebre, con te al mio fianco resisterò. A dimostrazione del tuo potere miracoloso, guida le nostre anime obbedienti alla via del paradiso, o oh Signore. Con te i nostri cuori non ci faremo indurre in tentazione. Che poi perché scrivere con il sangue sulle pareti di qualsiasi ora sia sto posto? Mi fa ridere. Cioè, è buffa sta cosa che siano scritte sulle pareti. O oh Signore, salvaci con la tua compassione. Signore, dacci la benedizione. O oh Signore, concediti le tue ricchezze. Non fa rima, però, sono triste. Guarda che allora la luce che è dinamica è sempre fighissima, la torcia. E questo è proprio bello, su PS2 poi soprattutto. Devo rimettermi la katana però perché non voglio sparare per sbaglio. Avevo fatto delle prove con... E devo togliermi anche il giubbotto antiproiettile. Con il taser, ma purtroppo... Era un'ottima cosa perché la stannava sempre, ma non la colpivo mai perché ha pochissimo raggio per l'ultima fase, quindi ho preferito usare il pompa. C'è scritto qualcosa sulla porta. Questa porta è il cancello che conduce alla via del paradiso. È una location di Pokémon, palesemente. Entrate in seno alla Santa Madre, confessate i vostri peccati e siate perdonati. La pace interna può essere vostra. A lei e famiglia, che vuol dire? Ah, è Claudia. How did you get here? Non è quello che ha chiesto. Vincent, wasn't it? He led you here. Ma in realtà non lo sono anch'io perché sono qua. Says he's meddling. But it's just as well. Luring you here also serves my purposes. Checkmate. Not yet. Scacco matto. Che cosa dici, scacco matto? Time when all will be forgiven their sins, when the paradise we have long dreamed for will arrive. After the judgment and atonement, an eternity of bliss. Oh, Alessa, the world you wanted is nearly here. That's not what I want. Not you. Alessa, your true self. Non c'è più Alessa, mi dispiace. But I am Alessa. My little Claudia, my dear sweet sister. Ah sì? Alessa, is it you? Oh, how I've missed you. I don't need another world. It's fine the way it is. But you said it yourself. The world must first be cleansed with fire. But that's not what I want now. Alessa, don't you want happiness? Have you become blind to all the hopeless suffering in the world? Beh, insomma, non è che tu faccia molto per toglierle. Suffering is a fact of life. Either you learn how to
Sì, però questo atteggiamento da del ragazzino ribellino. Però non dimmi che non c'è un altro boss adesso, perché altrimenti mi sparo io, non riesco. Devo salvare in mezzo, cioè va bene, ma devo salvare in mezzo. Scusami. Scusami. Ok, è stato inaspettato questa cosa qua. Va bene, abbiamo Rosemary's Baby. Però, più, al contrario, con il diavolo. No, no, sì, c'è il diavolo qua, anche se, oddio, lo chiamano Dio, però non mi sembra molto, molto benevolo, diciamo le cose come stanno. Io sto continuando a tremare dal cuore, però, come mai? Cinque promessa. Ma Dio esaurì le sue forze, crollò a terra. Tutti gli uomini del mondo piansero questo fortunato evento finché Dio esaurì il suo ultimo respiro. Essa ritornò in polvere, promettendo il suo ritorno. Essa. Sa che devo cominciare dall'inizio, però. E qui che devo essere, Luna Park, che poi non so come siano collegati, ma è... Sono tornato alla meravigliosa community di Rielo. Vuoi che ti faccio un riassunto di quello che è appena successo? Perché è stato mistico. È stata un'esperienza magica. Creazione. Dio creò gli esseri viventi per tenere gli uomini in obbedienza a lei. Il dio rosso. Xuchibara. Il dio giallo. L'Obselvith. Molti dei angeli. Infine Dio iniziò a creare il paradiso dove bastava entrare per dare gli uomini la felicità. Questa è quella di prima. Dobbiamo andare in ordine però, aspetta. Cominciamo con l'uno. Non sentivo così tante vulgarità in una sola frase da qualcuno in chat di gioco da tanto, posso capire. Comunque, quello che è appena successo. Abbiamo ucciso Alessa, che eravamo noi ovviamente, e abbiamo riottenuto la coscienza sua, quindi siamo sorelle di Claudia, a quanto pare. Lei vuole fare il paradiso, vuole fare Evangelio, fondamentalmente noi non vogliamo, e ci sta crescendo tipo un dio lovecraftiano nell'utero. Bene. Questo è 1 o 3? È 3, sì, aspetta. E qua c'è della loro importante. Origine. In origine gli uomini non avevano nulla, i loro corpi dolevano e i loro cuori contenevano solamente odio. Combattevano senza sosta, ma la morte non giungeva mai. Si disperavano bloccati in questa eterna sofferenza. In questa eterna sofferenza soprattutto. È la cosa più possibile per Story di Doom che avevo sentito. In che senso? Aspetta, in che senso? Nascita. Un uomo offrì al sole un serpente e pregò per la salvezza. Una donna offrì al sole una saetta. Una saetta? Non è una saetta quella, è una pianta. Come cazzo è scritto? Una saetta è... Chiese in cambio la gioia, provando pietà per la tristezza che avvolgeva il mondo. Dio nacque da quelle persone. Scusa, fammi leggere in inglese che non ho capito un cazzo. Silent Hill 3 Church Paintings. Mi dai la lista delle frasi per piacere, senza spoiler magari? No, questa è la guida, non mi dà la lista delle frasi. Stai bravo. Perché vorrei capire che cazzo leggo. No, non voglio trivia. E mi sa di no. Mi sa che non c'è. Quindi devo cercare di capire così. Perfetto. Va bene. Qualcosa ho capito. Non è una saetta. Quella è una pianta di qualche pianta che... Non so come si
non so cosa sia, magari c'è anche il simbolismo, ma saetta, non so cosa cazzo voglio dire. Redenzione. Dio creò il tempo e lo divise in giorno e notte. Dio tracciò la via per la salvezza e diede agli uomini la gioia. E Dio tolse agli uomini il dono dell'eternità. La saetta. Sto pensando che cazzo può essere saetta. Doom è uno di quei giochi con una storia talmente stupida e fottuta che vince per risultare assolutamente sensata. La storia di quel dipinto potrebbe benissimo essere canonica. Ah, perfetto. E questo l'abbiamo già detto prima, di Xuchilbara. Ma Dio esaurì le sue forze e creò la terra. Tutti gli uomini del mondo piansero questo sfortunato evento finché Dio esalò il suo ultimo respiro e si ritornò in polvere promettendo il suo ritorno. Il fatto che la chiamino Dio, ma sia femminile in italiano, fa è un po' un casino. In giapponese credo che non abbia sesso, kami, non lo so, non so come si chiama. E così Dio non è perduto. Dobbiamo pregare e ricordare la nostra fede. Attendiamo con speranza il giorno in cui la via del paradiso verrà aperta. Paradiso è sempre un parolone per quello che state facendo, però guarda che bella location. Quando non ti sbatti in faccia allora, il problema dell'atmosfera di Silent Hill 3 per adesso, il più grande sicuramente è il fatto che per buona metà del gioco hai tutto al massimo, hai sempre tutto in your face, suoni, robe, demoni, robe a cazzo. Sono efficaci se sono fatte a piccole dosi, secondo me. Se o cioè parte a bestia verso il finale e poi diventa un delirio, tipo la casa di Jack di Von Trier, ma altrimenti non puoi, non sa neanche suonarlo. E James l'avrebbe fatto. Così perde efficacia, secondo me. Dopo la quarta volta che vedi il mondo fottuto con le robe dentro che vanno sì, è bello, però più o meno. La mappa? Beh. Che mappa è buffa? Quel film è magico, è vero. Che già è Von Trier, quindi mi aspettavo robe. Mi aspettavo però di deprimermi male, tipo con Melancolia, Nymphomaniac parte come una quasi commedia e poi diventa la sofferenza. Quella scena è stata difficile da vedere, non voglio fare spoiler, ma c'è una scena di Nymphomaniac che è stato proprio provante. Melancolia è proprio depressione. Ho detto ok, mi trovo un film di quel tipo. No, mi sono trovato un delirio, che mi è andato bene, però è stato un delirio. Mappa della chiesa, non capi perché mai è disegnata con dei pastelli. E soprattutto dove cazzo sono? Vorrei anche curarmi, ma mi sa che non posso. Sono due piccole stanze, non capisco. No, sì, vabbè, ma è comunque Von Trier, voglio dire. Ah, il confessionale, ecco, capisco, adesso lo capisco. Non è l'ultimo dei scemi. Non vale la pena leggerli. Qualcuno sta soffrendo, slash piangendo, slash godendo. E ho paura di quello che mi sta per succedere. James Carino? Non ti sento però. Tua figlia. Ma Dahlia Gillespie dovrebbe essere morta, se non sbaglio, no? Non è nostra madre, credo. Credo. No, sì, Eder non legge un cazzo. Eder non si fa domande, non interessa, non lo legge, non è importante. Povera figlia assassinata. Ma quello è Jerry Scotti dietro, no? È Gerard Depardieu.
Cosa? Perché c'è una foto di Gerard Depardieu dietro Heather? Heather che sta a sentire qua i cazzi della signora, però. Cioè, è straziante sta roba, ma. Perché? Con che tempi poi? No, le dico ti perdono. Dai, facciamola cagare addosso. Non ero io il signore, ma va bene lo stesso. Che in realtà, essendo il fatto che la loro dea è femmina, magari pensa che le abbia risposto davvero il loro di... Non lo so. Buonasera! Devo mettere l'art, effettivamente, ci starebbe. Non c'è più nulla da dire, e ho capito. Guardalo lì! Questo chi può essere? È Jerry Scotti, te l'ho detto. E qua chi c'è? La porta è ben chiusa, per quanto mi funziona non riesco a aprirla. Heather, sei proprio una pippa. Ok, non l'ho scelta. La telecamera a quanto pare sì, però. Oh no, ci sono i nemici. Shiny Pockets, good evening! Good evening, good evening! È chiuso. We are trying to finish Silent Hill 3. After an incredible boss. Salve! No, 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 no! Buongiorno, che cazzo sono? Cosa sono? Non era niente! Non c'era scritto nulla! Took me ages to beat the first time. It took me less than Silent Hill 2. That one was really long because I didn't know where to go. This one is more streamlined, so it's more easy to follow. It's harder, by the way. I'm playing hard and the bosses are pieces of shit. I didn't find out you could block until the last 30 minutes. I discovered it the last time. We did the Alessa boss. And if you have the bulletproof vest and you parry, you receive no damage. The cave doesn't explain it to you, so it's a nightmare. I know. Me neither. Cosa vedo? No, no, c'era un polipone. Posso salvare? Non mi serve, non ho freddo. Guarda che bella la sfocatura di campo. La Depth of Field. Guarda che bella. Su PS2 sta roba. Alessa was where I land, blocking was a thing. I had to learn it. Because I couldn't beat her. Exactly. Una musica setta. Madò, quanto 2000. Coperta per le gambe. Era, c'era c'erano i Peanuts. C'era Charlie Brown. Sono delle carte. Ho la sensazione che ci si tratti del manoscritto di un libro. Rappresenta la divinità nota come l'aureola del sole. In araldica simboleggia una casta religiosa, che è il salvataggio. I due cerchi esterni sono la carità e la resurrezione. I tre interni sono il passato, presente e futuro. Solitamente colorati in rosso, a volte in nero o altri colori. A parte il blu che stravolge il significato di una bestemmia a Dio, ed è perciò proibito. Adesso Heather procede a prendere il colore blu e disegnarla ovunque. Proiettili per pistola. Questi scaffali sono pieni di cartelli libri noiosi. Leggi le cose! Non dire che sono noiosi, leggili prima!
Heather is the new Scrooge o no? Devo andare nella porta di mezzo. Eh sì, salve! Signor Jerry Scotti, è stata tua rotta. L'altro Jerry Scotti qua c'è. E poi non capisco cosa sono, perché sono nemici nuovi loro. Sta disegnando la mappa come un bambino, guarda che bello. Guarda che figo che se la sta aggiungendo lei. This is my first time in hard mode, so... Now I'm scared. Now I'm very scared. C'è un... Amogas. L'ho visto. I think you'll be okay as long as you have plenty of healing items. Ok. Piccola pausa. A livello di... I have 2 medikits and 4 ampoules. Ampoules? Ampoules? I don't know how to say it. It's a strange word. Non è modo su Amogus, voglio piangere. E Amogus! Dai! Dai! Scusa. E Amogus, dai! E che piange qua? Questa è l'immagine di un angelo che vola nei cieli, niente di speciale. C'è una sedia a rotelle e una banale vecchia sedia a rotelle. Che cazzo di commenti fai? Heather, come ragioni tu? Trasfusione di sangue, questa non le commenti? Non le commenta. Non riesco a infilarti, che devo fare? Ah, c'è la porta di qua? Non la vedevo. Mi ha appena rificato Metal Gear Rising in testa. Come ho fatto? Come? E questo è il boss finale? Santa Jennifer. Non dovrei ridere, ma mi fa ridere Santa Jennifer. Fede incrollabile sotto la spada di Dio. Un po' blasphemous sta roba dei santi, eh. Santa Alessa, madre di Dio, figlia di... Martin, sei tu? Martin, is that you? Non mi legge più. Non mi legge più quello che c'è scritto dopo, niente. San Nicolas, man miracolose, un dottore di Dio. E ho fatto il giro. E niente, capiamo questo. Questo cerchio è simbolo della reincarnazione, ciò che mi dice in quel libro è è ciò che dice in quel libro economico là dietro. Allora la morte non è la fine, niente male a mio avviso. Come è scritto sto gioco? Grazie all'incarnazione sono morta come Alessa, ma sono ancora in vita come me stessa. Però devo dire che solo a pensarci mi si rivolta lo stomaco. Ah, è un salvataggio! Ah, oh, un salvataggio. Interesting. E dove vado? Dove vado? Ci sono delle altre porte? Nelle video review di Max ho dato ogni boss personalità di internet diverse. Uno con Twitter, uno con Twitch, uno con Facebook e l'ultimo con il meme. Non riesco a togliermi dalla testa Armstrong che dice "You are really sassy, Jack". Io non ho giocato tra l'altro Metal Gear Rising, quindi non so chi sia Armstrong. Yes, he's talking about Metal Gear Rising. Ma qua che devo fare, scusami? Cioè, c'è un quadro. C'è un'immagine di un angelo che vuole dire niente di speciale. Ho la sensazione... Oltre essa, i lamenti... Non ho letto un cazzo, ma sposto l'immagine, va bene. Che twist. Però c'erano delle porte prima, quindi mi sa che devo tornare, perché qua... No, qua vado avanti. Torniamo un attimo alla chiesa. Nella cosa di prima. Tanto al limite... In the circle of seemingly different Christian spots. Yes, but for the wrong reasons, in my opinion. Because
Some areas, some corridors are literally crowded with enemies that you can't avoid. This is one of the better cases. Hello! Mi sento tizio sul divano. Ranged enemies. Also ranged enemies. Devo vedere una cosa, devo vedere. Ah, that game. I read this game. Sorry, Shiny Pockets. You were talking about Metal Gear, ho sbagliato. Sono morto. Devo giocare Metal Gear Rising e anche Peace Walker e Phantom Pain, in realtà. Magari possiamo anche farli in live, chi lo sa. Se danno un modo per giocarli, perché non ci sono... Peace Walker non c'è più su PS... su PS Plus... Plus. Su PS Plus non c'è più Peace Walker. Devo emularlo su PSP. Non voglio. La singola priorità, che tra l'altro è l'unico non canon, è quello che tutti hanno giocato, un po' mi fa male. Dopo dipinto. Qua ci sono i Big Bambusa. No, Big Bambusa! Non era questa la stanza giusta. Oh voi. Devo andare alla mia destra. Qua. Mi sono scaricato di 7 km in altezza. Ovvio che lo gioca più gente. Beh, è un momento incredibile quello di mettere solo in 3. Stay here. Allora, controlliamo una cosa, così devo io essere sicuro più che altro. Poi ricarico, ma non posso andare avanti se non sono sicuro. C'erano delle porte nella chiesa. Vediamo se le porte della chiesa sono porte. Quelle porte lì in fondo, ho paura che nascondano dei consumabili. E ne ho bisogno di consumabili. Quella scaletta in 500 posti. È perché Bloodhound vuole essere realistico come level design. Questa è Luna Park e non mi ci fa andare. Questa è rotta e questa... Perfetto. Vabbè, meglio così. Meglio così. Un pezzo di strada in meno che dobbiamo fare. Tra l'altro Bloodhound quando cazzo esce su PC... Porca puttana, io non posso fare questa vita nell'ansia. Sono dei numeri. È Bloodborne, exactly. 50 secondi di cronometrati di due scalette in una fila all'altra, anche no. Bloodborne a volte è un po' eccessivo, è vero. Beat, aspetta. Che magari non servono, ma... B32 o 632? C9? Z? 2? Dragon Ball Z che invece era Dragon Ball 2? No, ce ne sono troppi e non sono leggibili. Ok, non è un codice, mi sa che sono gente che faceva così col dito. La sensazione è che qui dietro questa immagine ci sia qualcosa. Oltre ad essere mezzi dei passi di quella bambina sono spariti dopo tutto. Passiamo un'immagine. 832, dici? Non mi sembra un 8 quello. Non c'ha la stanga sopra. Allora, se ci servono dei codici torniamo qua, ma non credo siano dei codici. Non credo siano così da capire. Che poi i nemici, Silent Hill 3, sono più forti della radio, non serve un cazzo la radio, fanno più casino. Thank you for the company. Good lurking. Attenzione, qua c'è una roba.
No, 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 Edgar. Il cazzo di Insta-Death. È rotta. Ecco, questa è un'atmosfera molto meglio di quello di prima. Perché? Dai, paura! Che cazzo sei? Che bello l'Insta-Death. È proprio bella l'Insta-Death. Grazie al gioco dell'Insta-Death. Vabbè, non fa niente, siamo qua vicino. Però questa parte qua, che è fottuta, sì, ma non sai cosa ti aspetta. Infatti mi sono cagato. Al posto che 60 nemici tutti addosso, tutti bleh, che ti sparano, ti vomitano addosso, ti batterono le caviglie. Sì, cioè, la prima volta può essere spaventoso, ma poi dopo un po' passa, diventa solamente fastidioso. E come faccio? In una delle ultime missioni di Metro 2033 ho trovato una cassaforte che chiedeva un codice che non ho mai trovato. Vado a cercare il dischetto. Perfetto. Cosa schifo era quel robot di prima, tra l'altro? Mi sono cagato in mano. Era velocissimo. Sì, salve. No. No. Due colpi non li posso prendere. Sono per 4-5 giorni a cercarlo, ma non demordo. Devo vedere il contenuto. Secondo me non c'è niente dentro. C'è un mail. Non so se sia un email. C'è un mail che secondo me è dentro e basta. Oppure un messaggio che dice bravo. Questa parte, tra l'altro, l'ho già vista da qualche parte. Secondo me è un asset che hanno preso da qualche parte, perché mi ricorda qualche altro gioco e non so cosa. Forse Devil May Cry? Devo aspettare 20 anni. Non avevo visto che ci sono dei passi. Ma è una ragazza invisibile, non è dietro il quadro, sta andando dietro il quadro. Come almeno in altre tre casse forti. È possibile, è possibile. Ora, non prendiamo danno, non so come non prendere danno, parando, forse parando. Ho sbagliato tutto, però aspetta, mi metto il giubbotto. Paro. Sono molto più lenta così, ma non fa niente. Paro un colpo e poi vado in là. Poi lo evito. Ho appena trovato un edere di Sekiro. Sì. Dov'è il quadro? Non lo trovo. E qua è questo, ok. Che non so che nemici siano, tra l'altro. Non ho capito come identificarli. Che è molto bello. Il 2 era efficace nella paura proprio per quello, perché non capivi che cazzo stessi vedendo. Mi sa che mi ha fatto comunque male, sai? Ok, siamo entrati lo stesso. Mi ha fatto un po' male, ma non fa niente. Lo accetto. Forse, in realtà, non ho capito niente. Non ho capito, ma vabbè. No, non mi ha fatto male. Grazie, giubbotto. Giubbotto interproiettile che mi para dai colpi. Vabbè. Avevi la certezza di non scoprirlo, vista l'estrema scaltrezza di James. E, oddio. Qua siamo peggio, eh. Siamo complicati. Vabbè, devo leggere questo. Devo leggere il libro dei mostri. Un libro sui tarocchi. I tarocchi si basano sulle 22 consonanti ebraiche e si crede che rappresentino il mondo intero. Ogni carta numerata dallo 0 al 21 ha un significato specifico. Leggendo queste carte, i indovini prevedono il futuro.
Ad esempio, la prima carta, il Magician Red, simboleggia la creazione della saggezza, l'inizio, oppure frode e distruzione, se è il contrario. Dillo che è il contrario, perché cosa mi spieghi se non mi dici che cosa... Spiegami i tarocchi, non mi dici che al contrario c'è un altro significato, dipende come le peschi. Non me sta dicendo, vabbè. La seconda carta, la papessa, denota intuizione, armonia, fede, oppure dogmatismo e arroganza. Era un mattone con le gambe, letteralmente le sopravvive della carne. No, lei è lo sopravvive della angsty teen ribellina. Non hai sentito il dialogo con Claudia prima nella cutscene? Era un po' cringe. Secondo alcuni testi, il mazzo di Gardner aveva più di 22 carte. Questo mazzo oggi non esiste più, viene menzionato solo in letteratura. È Inscription, è il Carnoffel Code. Si dice che queste carte in più si basassero su vocali ebraiche perdute e indicassero un'esistenza trascendente dall'altro mondo, ovvero Dio. Questo è un testo incredibile, è stato fighissimo questo qua. C'è un foglio di carta, ma è bianco. Ho il tarocco, la luna. Chiule? Investigatopo sei tu? Ah, no, è Vincent. Sound like some kind of unwanted pest. Well, who are you anyway? Haven't you realized that yet? L'investigatore è stato sparato da Claudia. E stava mezzo morendo da Luna Park. Well, you're pretty loony yourself. It's true. We believe in the same God. But però dovrebbe essere ancora vivo comunque. So why did you help me out then? Was that also part of trying to resurrect God? It's not uncommon for people to worship the same God and still disagree. God? Are you sure you don't mean devil? Effettivamente. Dottorella. The point is that now I really am on your side. I don't want God to be born. Wouldn't be convenient. Much too unpredictable. So you've been using me to stop Claudia, is that it? Oh, non ci prendo un cazzo con la storia comunque. E tue porcherie. My dirty work. I think we both had our own interests in. Guarda, dicevo, per me era identica a Otacon. Vai un po'. You're the only one who can get it done. I don't have powers like you two. Besides, I always hated getting all. Guarda che. Ma guarda che. Sweat. Che faccia sessy. Non so come prende queste cose. Everyone does it. Don't stand there looking so smug. You're the worst person in this room. Non guarda, ho dei dubbi. You come here and enjoy spilling their blood and listening to them cry out. You feel excited when you step on them and snuff out their lives. Are you talking about the monsters? Monsters? They look like monsters to you? Oh no. Don't worry. It's just a joke. Siamo sicuri? Perché io non più. Il mio primo pensiero era che lei fosse folle, quindi... Did you get the seal of Metatron? Beh, un Transformer, cos'è il Metatron? You don't have it? Leonard was carrying it. Sì che c'era lo sigillo. You mean this thing? E appunto. Yes, that's it. As long as we have that, we're fine.
Leggi dell'altro mondo. Leggiamo il libro Leggi dell'altro mondo. Questo non ho letto, tra l'altro, Tecnico Douglas. Ma sono scemo. Cliente Claudia Wolf, richiesta a cercare Alessa Gillespie. Ah no! Ah, quella avevo letto in chiesa, non è vero? Sì, mi ricordo. Sì. L'avevo già letto. Questo non posso sentirlo. Eccolo qua. Ecco Bill Cipher. Il quadrato magico con grandi proprietà di difesa contro i sortilegi, chiamato Elmo di Virun VII o Sigillo di Metatron. Dai risultati, a prescindere che l'obiettivo sia buono o cattivo, la sua forza si dà perciò glandi... Ho detto glandi, va bene, ridete. Grandi responsabilità al portatore, dato che è anche difficile da controllare, di solito non viene utilizzato. Ecco perché porta il nome di Metatron, dall'angelo Metatron o Metatron, noto anche come agente di Dio. Adesso quanto prima in realtà, ma va bene. Libro del profeta. Questo adesso non mi serve e poi non è di mio gusto. Ma fottitene! Ma fregatene la ciolla! Se non è di tuo gusto. Le antiche divinità di Silent Hill, studio della loro evoluzione e demonologia. Che bocconcino! Che bocconcino! Nessuna religione è mai rimasta immutata dal momento della sua creazione, questa non fa eccezione. Quello lì è il boss finale di Silent Hill 1, se non sbaglio. Quando di questa religione si appropriarono gli immigrati, essa venne profondamente influenzata dalle loro credenze cristiane. Ad esempio, i nomi e le descrizioni dei rappresentanti tradizionali di questa divinità primarie potrebbero essere quelli di angeli cristiani. Perciò iniziano a evidenziarsi caratteristiche comuni. Esiste anche un raro esempio di capo divinità, creatore del paradiso o signore dei serpenti delle saette. Ste saette. Se... Scusa, voglio... Faccio reverse engineering con le saette, perché è una pianta. Saetta, traduzione in inglese. Vediamo. Sanrei... Arrow, Strat, Brace, non lo so. È complicato, ma non era saetta, visto che in mano c'aveva una pianta, l'ho vista, era nel quadro. Con lo stesso nome di un demone, ovviamente questo non è dovuto ai credenti, ma ai loro avversari. Ne so sempre quanto prima. Dove devo andare? Questo? Niente. Mi segna che c'è qualcosa da fare qua. Questi libri sembrano davvero molto complicati. E no. No, è l'altro lato. Oibo, devo usare il sigillo? No, non credo. Appunto. Forse devo uscire, ma non credo neanche. No. No. Ti odio. No, quelle sono chiuse. Non mi sa, forse ha detto cosa dovevo fare Vincent e non mi ricordo più. Forse me lo sono perso. Ma non so cosa devo fare. Cioè, magari l'ha detto, ma non so che fare lo stesso. C'è un foglio di carta ma bianco. C'è sempre il bel lì dentro. Sarò con la luna. Non credo sia una carta troppo buona.
Esistono carte più o meno buone? A parte che non è più in sync, aspettate. Quanta salute ho? Sempre giallo, il che è buono, ma non capisco che devo fare. Esamino tutte le cose, magari tipo Kingdom Hearts, ci sono delle robe dentro. Forse questo. No, neanche si può leggere, perfetto. Amici. Amici. E che non vorrei uscire se non devo farlo, visto che c'è Jack lo scuotatore lì, come cazzo si chiama. Non parla della luna, non parla. Ma non so neanche dove doverlo usare la luna, tra l'altro. Mi segna che c'è qualcosa da fare qua. Però non mi segna nient'altro. Posso usare. Questo non ti serve. Uso il tarocco. Libro e libro. Ma ovviamente. Combino con qualcos'altro? No, qua posso solamente esaminare. Certo, raga, non so. Provo a uscire, vedo se c'è qualcos'altro. Senti, no, controllo un attimo solamente per il discorso che c'è sempre Jack Squattatore. Voglio sapere che, se devo fare qualcosa qua o se mi sono preso qualcos'altro. Perché come sempre purtroppo è un casino esaminare. I dungeon sono un bordello da capire dove devi andare. Riapparo again dal barile tossico a riappaio. Vabbè, riapparo. Hello tre casual playlist. Cos'è la playlist? Di Elevator near the door. Quale elevator? Quale door? C'è un elevator? Quello? Vabbè! L'ho schivato! Sì, vabbè, meno male che ho controllato perché che cazzo ne sapevo che adesso funziona. Vabbè, neanche l'avevo visto in realtà, tra le altre cose, quindi va bene così. Mi fai salvare, Cristo? Nella palestra multiplayer praticamente sono tutte le modalità condensate in una. Mamma mia, se la gente è competitiva. Perfetto. Vabbè. No, a Panda non piace questo posto. Non che questo sia molto meglio in realtà. Ma è sopra o sotto come lo tiro? Non capisco. Inizia il panico. Eh sì. Oddio, almeno c'è un nemico solo. Cioè, il grande problema di questo gioco a livello di gameplay, oltre all'insta-death che sono bullshit pura, è che. Che cazzo sto vedendo? Ci sono i corridoi che hanno 26.000 nemici. Questo sembra averne uno molto grande. Non è vero! Guarda, non so che cazzo abbia fatto, non so come l'ho schivato. Salve! Ma perché parlo. Perché
Perché parlo solo? Perché parlo prima di vedere le cose? Grazie. Porca Eva, adesso ce ne sono 27. Ma infatti, no, allora, Silent Hill 2 aveva pochi nemici. Infatti non ho mai ucciso, non ho mai sentito il bisogno di uccidere un nemico normale, perché non serve un cazzo qua. Miglioramenti, allora, il boss di prima, quello Eder vs Alessa, è stato uno dei migliori boss, se non... No, ridiro tutto. È il migliore boss della saga fino adesso. La trama è bizzarra, a quanto abbiamo ritenuto la coscienza di Alessa che eravamo noi. Stiamo andando verso un culto incredibile demoniaco e abbiamo il figlio di un dio lovecraftiano nel nostro utero. Magia. A gameplay andava meglio fino a 2 secondi fa. A livello di mappa e esplorazione andava meglio fino a 2 secondi fa. Ora di nuovo un incubo. Appunto. Doom incontra la casa di Jack. È un po'... Allora, secondo me a livello di atmosfera e robe fottute, Silent Hill 2 batte tutti. Non c'è niente da fare. Non era orribile, era solamente molto difficile. Semplicemente non capivo come farlo. Il gioco non ti spiega delle meccaniche base. Ad esempio, se tu ti pari, fai il parry col giubbotto antiproiettile equipaggiato, non prendi nessun danno. Zero danni. Il gioco te lo dice? No. Ti dice il fatto che se la stamina invisibile bassa, attacchi più lentamente e non stagger i nemici? No. Però una volta che le sai, funziona bene. C'è... Ah, è sempre lui della città incantata. È sempre il signor delle caldaie che fa le manopole. C'è una porta. C'è un muro invisibile dal SOS 2. Ho visto il fantasma entrarci dentro e ho trovato il muro invisibile. Per qualche motivo ci sono svariati personaggi mentre che Rising degli Amogus nella mappa. È vero, ti faccio vedere l'Amogus, aspetta. Guarda l'Amogus. No, qua. Guarda l'Amogus. Qua ho fatto tutto l'altro, quindi mi sa che non devo fare altro. La parte a sopra mi turba un po', perché mi sa che l'ho missata, ma ormai è tardi. Cioè, a meno che qua non ci sia la fine, allora devo ricaricare. Evviva. Ma è bellissimo, eh sì. Non vedo dove vado. Best Hill. C'è qualcosa appiccicato a questo libro. Ha vibrato tutto tantissimo. Ho il tarocco, il matto. Zafuru! Questo libro, sento come se dovessi leggerlo, ma allo stesso tempo non voglio. Aglaofotis. Liquido rosso o cristalli simili a sangue, secondo la cabala... Cavala, in realtà. Il nome proviene da una pianta con poteri di scacciare gli spiriti maligni. Si narra che cresca nei deserti arabi. Può essere vaporizzato o utilizzato come poltiglia contro i demoni. È potente, ma siccome è rara, è estremamente difficile da ottenere. Sono le Crystal Ball. C'è un'immagine, ma non è fatto il mio stile. Cosa cazzo è? Un cadavere? E grazie, non è il tuo stile. 24 anni fa. Mo? Dalia si servì di me per invocare Dio. Ah, questa è la... credo che sia la stanza dell'infermeria dove facevano le robe brutte. Dio era nel mio ventre, ma non riuscì a partorirla. Poi fu rinchiusa qui in questa stanza d'ospedale e rimasi qui finché papà non mi aiutò ad uscire quando avevo 14 anni. Dio mi divorò dall'interno facendomi soffrire fino alla pazzia. Ero lì che desideravo solo di morire e di farla finita, ma ho continuato a vivere quell'incubo per 7 anni. La vista di questo letto mi ricorda quei giorni orribili, e preferisco non ricordarli, perché adesso non sono più Alessa. Ma Alessa è ancora me, non è che stia cercando di negarlo. Che nessuno l'ha pulito poi questo posto, tra l'altro. L'aria triste e annoiata, è naturale, non me la fa leggere più.
Eh sì, questo qua è proprio lo stesso render di Silent Hill, l'uno tra l'altro. Bello. E qua c'è Glofotipis. Farmaco di solito, sull'etichetta c'è solo il nome di... Ma sull'etichetta c'è solo il nome sull'etichetta. Ok. Corridoio infinito? Quale? C'è solo il nome sull'etichetta, nessuna descrizione del progetto, non importa. Farmaco di sorta, stessa cosa. Ma tu prendili, magari se ti saranno utili, che ne sai? E niente, sono indietro a questo punto. Il mio messaggio verso sera? Cioè? È arrivato adesso? No, c'è Jerry Scotti! Sono scorridoio lunghissimo con le varie stanze. Guarda, non ti sto capendo. Questo? È lungo, ma non così lungo, dai, non è infinito. Poteva essere veramente finito. Ah, su sta etichetta c'è scritto il nome sull'etichetta. Ok. Adesso ho capito. Che ansia, quanto è stretto. È piuttosto confusing. No, no, adesso ho capito, tranquillo. No problem. Anche io comincio ad essere stanchino. Farfalle. E una chiave d'ottone. Il salvataggio. Io, no, non sono stato io. L'ho scritto Alessa molto tempo fa. L'altare di quella cappella, non quella bellissima cappella. Era un altro altare da qualche altra parte. Però posso finalmente salvare, grazie a Dio. Non so quanto manchi alla fine, ma mi sa che siamo verso la... Credo di essere vicino al finale. Cioè, mi sembra la fine questa. Poi magari no, eh. L'interruttore non ti piace, a quanto pare. Che non appende le proprie chiavi di fianco alla farfalla appese. Vabbè, c'hanno i chiodi, usali a questo punto. Un libretto di appunti, dentro c'è scritto qualcosa. Sta proprio dietro questa porta, non so come, ma lo sento. Ma non è solo lì dentro, sento la presenza di qualcosa di estremamente pericoloso, di disgustoso, di ciò che chiamiamo Dio. Ciononostante apro la porta, basta con le chiacchiere, non sono Dio, ma intendo davvero salvarla, anzi loro... È di Mason. E infatti, allora, adoro il fatto che lei trovi le note di Silent Hill 1 sotto forma di salvataggi di Silent Hill 1. È meraviglioso. Ad Alessa, quindi non dovrebbe mancare molto. È vero. È vero. Sta roba è, credo che sia la cosa più bella... Ah, ma questa qua è proprio la stessa stanza di Silent Hill 1. Aspetta, wait. Qua ci siamo stati. E infatti questo me lo ricordo. Ma perché non poteva essere tutto così il gioco? Perché ci mette Silent Hill 2 a cazzo di carne? Cazzo, guarda, questa roba qua è bella. È la stessa stanza di Silent Hill 1. Sulla copertina c'è un disegno di papà. Una vera schifezza. Sai che cos'è? È Cheese degli amici immaginari di casa Foster. La porta trema, certo, ma è ben bloccata. C'è un segreto nascosto alla tua vista, beata. Forse stai pensando, che sarà mai? Ti servono 5 carte magiche e se scoprirlo vorrai. Che fare allora di questo materiale? Te lo voglio dire subito, senza dolore, sempre che tu prima dica per favore. La prima cosa che devi capire è che in ogni fila c'è qualcosa da scoprire, ma questa non è neanche la metà. Con 3 sarebbe difficile in realtà. L'uomo alla rovescia si trova sotto il suolo. Tanto a destra che a sinistra è tutto da solo. Lascia un impa... Momento enigma, partiamo con i 3 enigmi belli di questo gioco, sto andando bello. No, no, ma meglio così, appunto. Allora, l'impiccato, The Hanged Man, credo che sia l'uomo alla rovescia, The Hanged Man, o The Fool. Cerco la carta, non mi faccio spoiler. No, ok, è l'impiccato, The Hanged Man. Se Silent Hill fosse solo una legge reale sarebbe passabile, però si rappresenta l'inferno personale di ciascuno, ed era Harry. No...
Perché nel primo e nel terzo è un luogo fisico Silent Hill, e nel 2 che è il purgatorio di James. Qua, nel primo e nel terzo, è proprio una città, con degli abitanti che ci abitano dentro. Quindi è un puttanaio metterlo a cazzo quello di Silent Hill 2. Allora. Hanged Man a sinistra e a destra è tutto da solo. Lasciano in pace, anche se le sue lacrime esprimono il dolo. La luna vola alta sopra il cielo, piena o a metà, è come un veliero. La stella polare sta come un collare sulla testa di un matto giullare. Quindi abbiamo full e sopra c'è stars. La luna vola alta sopra il cielo, non so che cazzo voglia dire. Sua eccellenza, vossia che prega in Dio e così sia. Tu che... Fardirissimo. Tu che sia sempre così taciturno. Perché guardi sempre dal cielo notturno? Quindi Moon è sotto, c'è Emperor. Dovrebbe essere. Nel 2 si è fatto di roba pesante prima di arrivare. Sì. Che si collega alla finale del cane degli alieni. Signori, abbiamo la risposta, era tutto un trip da crack. Esattamente. Un'altra lezione a mezzanotte. È possibile. È possibile. Ma tu dici che è un orologio? Non hai dimenticato, un punto cruciale non può essere andato perduto. Non può andare perduto, aspetta, non scappare, prima che tu cominci a rendellare, ecco un altro indizio che la giusta ti farà trovare. Quella cosa della notte, odiosa e molesta, meglio stare attenti, non è la tua destra. Quella cosa della notte, la morte. Gira a mancina e lo avrai in vista, la morte. Devo vedere come cazzo sono messi però. Vuoi dunque aprire la porta? Oltre verrai solo per io e spavento, stanno certo. Non spaventare, continua a giocare. Pure solo... Questo è un bel enigma. Questo è davvero un bel enigma. Bravi. È semplice, per carità, ma... Ah, ecco, perché sono 5 tarocchi. Allora, nel mezzo c'è The Hanged Man. Devo capire poi dove... Cazzo, a meno che non sia la luna. Bisogna vedere che carta abbiamo. Morta a sinistra, luna in alto, imperatore sotto. L'imperatore è sotto la luna. Quindi... E le stelle sono sopra il full. Se sono 5... Bisogna vedere quanti ce ne sono. Parlava di 5. Leggiamolo. Adesso non mi stanno. E meno male. Va bene. Avevo visto un cassetto, ma era una bugia. Rileggiamolo che devo capire quante sono. 5 carte. E no, allora non c'è la morte. C'è The Hanged Man, l'imperatore... Scusa, fammi vedere dei full. Che carte ho io? Il matto. Non è il contrario. Quindi, credo di aver fatto... Se la luna è a sinistra dovrei aver capito. Perché Aether? Non facciamoci domande. È quello che dice Ariecola all'investigatore, voglio dire. Vorrei vedere. Non so cosa ho visto. Sto sbagliando strada, perfetto. C'è una porta qua. È chiusa. E io devo andare su. Purtroppo. Devo farmi quelle parti terrificanti. Ma ho salvato? Sì, avevo salvato. Ecco, il gioco alterna questi nemici qua, che non sono niente di incredibili, ma sono molto molto belli, a Scarpia, Cenerentola e Mela Biancanese. Vabbè. Quei muri rugginosi hanno un equilibrio al primo giorno del tuo. No, ero... anche il mio! Vabbè, un danno solo lo accetto, dai, se torno indietro e non... non prendo altri danni. Cioè, è proprio... ha un'alternanza di alti e bassi questo gioco, che è una roba fuori... è Beastars! Devo andare lì in fondo. Puoi controllare a destra dopo l'ascensore.
Ho sbagliato lo stesso, ormai vado di qua. Ormai entro qui dentro. Sì, buongiorno però, eh. Ok, qua ci sarà un tarocco per forza. Mi mancano ancora tre. Qualcuno ha avuto in una busta. Forse no, è molto di sicuro. E beh, un obitorio. Faccia un po' lei. L'impiccato, perfetto. Ottimo fino a Randall, molto dopo, mezzo dopo. Madonna, che opportunità mancata From. Mi amo ma vi odio. Esatto. Però qua fa su e giù. Che è meglio almeno, perché almeno sai che dopo un certo punto ti puoi comunque divertire. Con Elden Ring no. Tranne i giganti di fuoco e tranne Malenia. Perfetto, quanta vita ho? Aspetto un po'. Con il fatto che adesso so che se non sono a zero di vita non posso morire, tranne con le prese, aspetto. Devo andare alla mia destra. Non è una porta questa. So easily forgotten. È bello anche Malekith, ma l'ho devastato, quindi non... che luce incredibile. Madonna, guarda che gioco di luce, ma è meraviglioso sta roba qua su PS2 poi, tra l'altro. C'è un vecchio diario ammuffito sul letto. Questa scrittura, il diario di papà, che ci fa qui? A volte ho ancora la sensazione che la bambina sia la reclinazione di Alessa. Ormai non mi preoccupa granché, è tutto perdonato. Non eri amata Cheryl, o si tratta di Alessa. Ora Cheryl è di nuovo Alessa. Non importa di chi io potesse essere la reclinazione, quella bambina era la cosa a me più cara. Ma quel nome fu uno sbaglio. Allora pensavo a lei solo come un rimpiazzo per la mia povera Cheryl. Soffrirà quando scoprirà la verità? È una cosa che mi preoccupa. Grazie, papà. Così dopo tutto ero Alessa. Ma di un altro ricordo mi rimane solo una traccia. Non ho dimenticato la mia dolce e cara madre. Che era Dalia? Dovrebbe essere. E Bioshock di botto. Quasi! Tanto so che non è collegato. Ma tu provalo lo stesso a questo punto, Eder! Tanto male non ne puoi fare. Questo qua sa che cos'è? È la stanza di Fahrenheit di Indigo Prophecy. Quando ci hai fatto l'omicidio e ti vengono a trovare in casa e la polizia. Tra l'altro Fahrenheit vorrei giocarlo in live prima o poi. Devo capire come fare, perché a quanto pare la versione non censurata, se è su PS2 non la puoi fare, se è su PC uguale la puoi fare, devo capire un po'. Vabbè, torniamo indietro. Ma siamo sicuri che non ci sia un tarocco? Malekith purtroppo è, te l'ho detto, l'ho devastato, non ho neanche dovuto usare la goccia che respingeva le magie. Un po' ero triste. Eh sì, corre, corre, corre. Sono due! Come sono due? Sono tre! Bene, erano tre. Vabbè, raga, ho corso, ma... Dove devo andare adesso? Tutto dritto e poi alla mia destra. Fino in fondo. Tanto so che c'è un nemico qua. No? Oh, boh, quante carte ho? E ne ho tre! Adesso devo curarmi. Ma... Scusa, dove posso andare? Signora Mogus, mi aiuti? Ho tre tarocchi soli. Quelle porte sono chiuse. Devo usare dei full tipo tra le altre. Mi porto all'inizio. Scusa, voglio controllare che non sia nella stanza di prima. E non vorrei perdermela per sbaglio.
Vediamo un attimo. Che bella la voce dell'annunciatore di Isaac, eh sì. Infatti mi fa un sacco ridere nelle super pillole, quando urla le pillole tantissimo. Sì, ma dove sono i tarocchi? Perdonami. Obito, facciamolo così, cerco tarot qui dentro. Church Library o The Moon? Hanged Man. Fool. Ma me ne manca comunque una. Non capisco. Senti, devo cercare perché non so dove guardare. Non voglio, cioè, letteralmente è solamente esplorare. Non voglio fare l'enigma. Non guardo l'enigma. Preciso che non guardo come si risolve l'enigma. Voglio sapere dove devo guardare. Perché se in una parte che li siamo persi è finita. Tarot, cards, location. Non fasmofobia, ma Silent Hill. Scusatemi, ma devo capire dove sono. One F Charge Podium. Che cazzo è un Charge Podium? Allora, abbiamo Full, abbiamo Hanged e abbiamo Moon. Church One Floor in Claudia Wolf's Room. E qual è? Non so cosa, quale sia la stanza. Non lo so. Mattias Bossi, eh sì, che fa anche il narratore. Sia su Isaac che sia su Bambo. O Bumbo, che si dica. Questo, allora, dovrebbe essere questo, One F. Ma non so quale sia la stanza di Claudia. Qual è la stanza di Claudia? Dove sta il salvataggio? Forse. Non c'ho la mappa. Devo vedere la mappa. Devo vedere la mappa perché non. Perché altrimenti non so che cazzo devo fare. Fammi vedere la mappa. Scusatemi, eh. Perché mi dice il nome delle stanze, ma non so il nome delle stanze. Allora, no, non sono segnate. No, non sono segnate. Viva. Sono su. Claudia è la cattiva, diciamo, quella che ha ucciso James. Che ha ucciso Harry, perdono. Ormai la mia mente confonde tutto. Perché, allora, al momento io c'ho la carta al matto, la carta alla luna, la carta all'impiccato. Me ne servono altre due. Le altre due le ho trovate nella wiki, dove il nome ho trovato e mi dice la location. Ma non so che cazzo sia. Questo, no, questo è The Witcher, aspetta. Questo è The Witcher. Dov'è? Ho sbagliato wiki. È che non voglio cliccare i link perché sono spoiler. Cerco così, One F Church Podium, magari guardo un'immagine della stanza. Cerco la stanza proprio. No, cosa dici? No, devo tornare all'inizio. Oh boy. Ma esatto, cioè. Non c'è. Allora, se la mappa avesse il nome della stanza, mi andrebbe benissimo. Ma siccome non c'ha il nome della stanza, io che cazzo ne so di quale stanza è? Dov'è l'ascensore qua? Qual è l'ascensore qui dentro? Qual è l'ascensore qui dentro?
questo alla mia destra. Cioè, mi tocca guardarmi un video, purtroppo. Perché che cazzo è il podium della chiesa al primo piano? Questo è il primo piano. Andrei anche nella rotonda della morte lì. Già che ci sono. Che punto... Oddio, posso guardare da questo PC in realtà, sono scemo. Evitavo anche di fare casino. Era più comodo, volendo. Vabbè. È il fan, esatto. È questa la parte giusta? Sì. Se non è qui dentro, controllo un attimo da questo PC che mi viene più facile perché posso usare le mani senza dover fare stretching. Non mi sembra che sia qua. No, qua non c'è niente. Quella porta già l'ho già vista da qualche altro gioco, ma non è quello importante. Intanto salvo, che non ho preso danno, quindi salvo. E mentre siamo qua, fatemi controllare un attimo. Guardo un video dei tarocchi. Scusatemi, ma davvero devo farlo. Tarot Cards Church, grazie, 3 minuti di video, ti amo. Non hai capitoli, però un po' mi turba. E dov'è? Oh no, oh no. Ok, è proprio l'inizio del dungeon, perfetto. E l'altra? High Priestess? Capiamo? No, quali sta già mettendo? Ah, è nel letto di... No, dove cazzo è? Mi devi far vedere la mappa. Non capisco dove tu sia. Non so dove sia. È in una stanza, ma non so quale sia. Perfetto, grazie. Non, ne so quanto prima adesso. Non so. E devo cercare High Priestess. Tarot Silent Hill 3. Mi dispiace farla così, ma lo faccio anche per voi, più che altro, perché altrimenti ci mettiamo davvero troppo. Serve la mappa. Non sta caricando adesso, vai a capire perché. Senti il collection wiki, ho dei dubbi. Vabbè, è nel primo piano. Una so dov'è, l'altra la cerchiamo. È un compromesso che mi sta bene, dai. È un compromesso che posso accettare. Va bene. Lo accetto. Devo accettarlo. Il saltè tarocco della Conade Assurdo. Sai che la voce depressa ha trovato il video perfetto. L'ho sentito senza... senza audio, perché su questo PC lo sentivate anche voi. Quindi ce la siamo risparmiati, probabilmente. L'altro giorno mi è dato il gelato dell'estate ed è un po' schifignoso, però è l'estate congelato con un po' di latte. Insomma. Allora, potrebbe essere questa stanza qua. Quella in fondo, quindi devo andare dritto. Ti odio. Vi odio entrambi, devo vedere se è questa prima. Aspetta. Ho già dato Silent Hill 3, insomma. Silent Hill 3 almeno è interessante. Ecco, ci sono le note. Ho già preso il tarocco qua, non era questa la stanza.
gli orripiti possibili, magari anche la lingua che non capisci, tipo in spagnolo, in turco, che senti solamente senti dei suoni che non comprendi e ricarico. E sono diventati solamente suoni. Mi dice che ero andato offline. Non dovrei essere crashato, no. Sembra tutto a posto. Forse ho perso un po' di frame. Quando aperto Chrome, ha senso. Quando apro Chrome il PC muore. Ha perfettamente senso. Allora qua c'è Jerry Scotti. Attenzione Jerry Scotti. Dottor Scotti! Era questo? Sì. Sì, allora, oggi non lo finiremo, almeno che non sia lui. Che cazzo dici? Che è questa roba? Scusami? E vaffanculo. Perché sto delirio? Dovevo tornarci, allora mi sa era previsto che non lo trovassi prima. Vabbè, ma che... Cosa ne so io? Ah, la chiave d'ottone! Allora ok, no. È colpa mia, ho rimosso di avere una chiave. Il gioco aveva ragionissima. Il gioco aveva super ragione. Colpa mia. Me ne assumo le colpe. Super colpa mia. L'ho presa con le farfalle, poi ho letto la cosa dei tarocchi e l'ho rimossa. Quindi dovevo tornare indietro, dovevo cercarli. A posto. Buono così, un punto più al gioco. Però non devo prendere danno in quella stanza. Mi ha spaventato vedere tutta rossa. Scusate, mi sono impanicato. Era qua? Non me l'aspettavo di vedere sto incubo qua. A posto, meglio. C'è la chiave, c'è la stanza chiusa a chiave qua. Che sarà quella di Claudia a questo punto. Ecco perché non l'ho trovata. No? Ah! Ok, no, c'è proprio un altro dungeon allora. C'è un'altra parte di dungeon. Ti vedo, sei il demone vagante di Dark Souls. Ci passiamo tutti e due. Vabbè, Jerry Scotti mi ha colpito. C'è una stanzona qua. C'è una classe. È la stanza di la classe di Silent Hill, tra l'altro. Questa qua è la... Ma hanno rifatto gli asset a caso alla fine? Non potevano fare il cazzo di ospedale? A questo punto preferivo che anche qua ci fossero gli asset di Silent Hill 2, così almeno capivo che era un gioco di merda. Quando si impegna, perché mi cade sulle cose più semplici? Che palle! Guarda, è la stanza di Silent Hill, la classe di Silent Hill 1 rifatta da capo. Ordeal Thief. Vattene crepa ladro. Questa era di Alessa, voglio dire. Una volta era la mia scrivania. Non benissimo. Sono fuori sync, aspetta. L'ho disattivata? Non si sta disattivando. Ragazzi, non posso più disattivarla, perfetto. Mi dispi. Ah no. Ho avuto un piccolo ictus al capture card. T'ha posto, sistemato. Proponimenti della nostra classe. Non dice niente di amici abbandonati o di scarabocchi sui banchi. Ma è persona casuale che ha deciso di mettere sottotitoli e le scritte intagliate. Eh sì.
Ho fatto un giro incredibile, ma questa è chiusa. No? Vabbè, non serve a niente farlo però. Quindi a posto così, è solo una shortcut. Ma non ci sono oggetti qui dentro, siamo sicuri? Sicuri, sicuri? Nessun oggetto? Risamino il banco. No. Forse questo diario. Dentro c'è anche una lettera, vediamo un po'. Nella mia classe c'è una bambina chiamata Alessa. Se hai la memoria buona, te la dovresti ricordare. È quella che dicevano fosse una strega. È molto probabile che sua madre la picchi. Non l'ho mai vista senza qualche livido o ferita. Poverina. Un'espressione molto sofferta per una bambina di 6 anni. Una cosa del genere può essere abbastanza comune. Invece di fare stupidaggini, è meglio aspettare e vedere che succede. Ma forse se posso fare qualcosa per aiutarla, sto pensando di chiedere un avvocato, ma ho dei dubbi. Ecco perché ho pensato di chiedere prima la tua opinione, amico mio. Kay Gordon, non mi ricordo chi fosse assolutamente. Mi sto avvicinando spaventosamente al coniglietto. Al coniglietto? Ah, della mappa! Oh, cazzo, è vero! È terrificante! Altro boss, coniglietto? È di qua? No. Coniglio mannaro tipo Monster Allergy? Eh sì, che stanza è questa? Eh sì, ciao, te va bene, tante care cose a lei e famiglia, tutte cose belle, tante cose allegre. Buongiorno, buongiorno. C'è un cazzo qua. C'era assolutamente niente. Perfetto. Esattamente quello che volevo sentirmi dire. Ottimo. Chiusa? No. Strano. No, allora sicuramente ci sarà il boss finale dietro la porta, secondo me. Come il primo Silent Hill 1. Registratore, musica setta. Non è che colpito in quella stanza del diavolo, tra l'altro, eh. Ha fatto dei dodge incredibili. Do you Attenzione. know about what happened here 17 years Sì, ago? c'ero You've io. been here a long time. You must have heard some details. A group of pagans, blinded by earthly desires, spit in the very face of God. È un modo They buffo di tried vederlo, to ma va use the bene. seal of Metatron to prevent God's awakening. But God drove the unbelievers away. Non è vero. Them into the abyss. Non è quello il bad ending, non è vero. But due to their wickedness, God was unable to be born properly. And so she has slumbered ever since in the womb of the Holy Mother until the time of the awakening. That's all that I know. That's it, huh? Molto anticlimatico questa cosa. Well, thanks. Father Vincent. I heard that the Holy Mother has been found. Eh sì, è dentro di me, tra l'altro. Alessa has been found? Did Claudia say that? Yes. Then it must be true. Her sight rarely fails her. Bless the Lord. Maybe it's because of her great faith. But I could never be like her. I wouldn't want to. Nor I. Chi che parla? Let's both show our faith by forgetting about this little talk, okay? Yes, but Ma allora mi sa che sorella non era inteso di I famiglia quando l'ho pray chiamata that sorella, mi God sa che era tipo intervenes sorella sorella, cioè sorella suora. if God wills it, my sister. If God wills it. Allora. La gente inizia a manifestare scontento perché padre Vincent usa i soldi dell'organizzazione per i scopi personali. Mi è anche giunta voce che padre Vincent sta esorcendo donazioni. È davvero la persona giusta per una tale carica? Non posso, come sto leggendo, non sono stanchissimo. Non posso certo ignorare tutto ciò che ha fatto per far crescere l'organizzazione. Anche se crediamo in Dio, se venissimo chiamati a raccolta non dovremmo essere giudicati per la nostra fede invece che per i nostri limiti. LS. Più sta gente parla, più si capisce quanto sta tizia abbia cagato fuori dal vaso non seguendo l'investigatore. Eh sì, ma in realtà l'investigatore conosceva anche Claudio, sapeva di tutte queste cose, tra le altre cose. Quindi, sì, ma più o meno.
era bene ma non benissimo. Non c'è un cazzo qua, davvero? No, non è possibile. Cioè, c'è la lore, ho capito, ma... La lore è buona, ma... Fino a un certo punto, amici. Non ho letto cosa c'era scritto, vabbè. Strano sto posto con le stanze inutili. Ecco la carta. La papessa. Claudio Wolf, questo sembra il tuo diario, perfetto. È la stanza di Claudio, l'abbiamo trovata. 10 novembre, allora non è morta, è nata, lo so per certo. E allora perché non l'ho ancora trovata? In teoria avevamo bisogno dei suoi poteri per fare il paradiso, per la felicità di tutti. Doveva rinascere per questo, vorrei davvero vederla. 14 novembre, letto il libro dei Salmi, voglio ringraziare il padre per avermi prestato questo tesoro. Ci ho trovato quello che cercavo, come risvegliare Dio, ma è davvero troppo crudele. Sarò in grado di farlo quando la incontrerò? 16 novembre, giornata libera, letto storia degli rifugiati e giovani schiavi, lo sfruttamento dei bambini. Scusami, non voglio restare un semplice passante in questo mondo, ma ora non posso fare niente e ne soffro. C'è una vecchia cartolina con di buon compleanno sulla scrivania. L'aveva ancora con sé. Happy birthday. Alla piccola Claudia, buon sesto compleanno. Ti voglio bene come se fossi la mia vera sorellina. Auguri. Ok. Ok, l'altro ho visto dov'è. Quindi possiamo andarci facilmente. Cioè, facilmente è un parolone, però possiamo andarci. So come andarci. Dio spawnando il Cthulhu nello stomaco di questa le ha anche fatto creare il paradiso? No, il paradiso lo vuole creare, lo vogliamo creare, però deve nascere il Dio che è dentro di me. Sto dicendo. Non fa niente, va tutto a posto. In realtà no, perché devo comunque uscire. Vabbè, non c'è più Jerry Scotti. Eh sì, come cazzo lo schivavo. Sto finendo i medikit, non va bene questa cosa. Non c'ho più cure. Non ho più cure e questa cosa non va bene. Era qua. Che non so. Cioè, allora sì, va bene, ma non potevo saperlo. Meno male, di questo sono contento di aver detto la guida, perché altrimenti era un incubo. La stanza di Claudia era colpa mia. Qua era proprio una roba che dici, ma... Ah, qua forse non c'era prima? Occhio della notte. Vabbè, abbiamo tutto. Tra l'altro l'occhio della notte è un tarocco che non esiste, quindi magari vorrei anche vederlo, che è una delle lettere perse dell'ebraico. È Evangelion, è. Anzi no, è la verità di Fullmetal Alchemist. Ancora meglio. Salvo. Vediamo. Allora, in teoria mi fermerei qua. Cerchiamo di capire, magari con la guida, per vedere a che punto sono. No, no, non esiste. C'era un libro prima che ne parlava del fatto. Ah no, aspetta. No, lo finiamo. No, fermi, non è vero. C'è solo il boss. Ho visto che dopo l'enigma dei tarocchi c'è il boss. A questo punto, amici, io lo finirei. Non so voi. Cioè, se mi dite di no, ci fermiamo, ma... Manca letteralmente il boss finale. È vero che sei un pezzo di merda, quanto lo era Alessa, ci mettiamo una live intera. Quindi facciamo il puzzle del tarocchio, magari, a questo punto. Tanto poi... Ah, non è vero. Mancano tarocchi, boss finale e i finali. Da vedere. Così... Facciamo così, andiamo ai tarocchi, facciamo i tarocchi e ci salutiamo. Dopo Silent Hill c'è il post-game, cioè l'extra game di Death Stranding, che dovrebbe durare 2-3 live al massimo, e poi c'è Halo 2, sì. Facciamo le cose secondarie che hanno aggiunto nella Definitive Edition. Non vedo. Ehi, grazie al cazzo. No. No. Non vedo niente, mi prendo danno. Lo sposto prima perché c'ho voglia.
Anche perché altrimenti sarebbe Bioshock 2 e non ho voglia di giocare a Bioshock 2, quindi facciamo Halo 2. Ve lo dico io, faremo Halo 2 prima di Bioshock. Quanto sono in triposi i caricamenti, vado. Ma tra l'altro adesso il confessionario è ancora chiuso. Aiuto. Sì, è ancora chiuso. Dai, aiuto! Perché esiste. Allora, l'ho già detto, se vediamo che ci fa tanto cagare, lo skippiamo, giochiamo un DLC e andiamo avanti a Infinite. Però vorrei provarlo, perché non voglio snobbare un gioco solamente perché la gente dice che fa schifo. Magari a me piace poi. Ho dei dubbi, ho dei seri dubbi, ma non posso saperlo, quindi voglio provarlo. Allora, di Infinite avevo fatto il tutorial un bel po' di tempo fa, dove ti battezzano e poi c'è la festa e il festival, ma non mi ricordo un cazzo e non ho fatto nient'altro, quindi non è un problema. Era molto bello comunque, confermo. Un colpo lo prendo, lo accetto. E devo farlo, altrimenti non finiamo più. No. Di qua. Perché mi è venuto in mente? Perché mai? Per quale motivo incredibile? È complesso. Diciamo solo che quello ha avuto bisogno di 25 minuti di spiegazione per capirlo. Guarda, dopo Evangelion, dopo i tre finali di Evangelion che ho avuto, non mi spavento di niente. Va bene tutto. Tre finali, tre clusterfuck completi. Quindi va bene. Sono stato temprato. Che cos'è che sta bollendo? Il pavimento, credo. E di qua. Qual è? Questa, alla prossima. Non vedo le porte, però. Ma come non si apre? Perché non le vedo? Una roba la Nolan o no? Alla mia destra. E devo andare in fondo qua, non posso sbagliarmi. E grazie a Dio adesso mette pausa quando apri la mappa. Non come nel 2 che c'è quel momento di transizione al nero e dal nero e al nero in cui il gioco va avanti. Madonna mia, che ansia che era. Ma sbaglio o si è ancora più fottuta questa parte? Non era così prima. Che sto vedendo? Sta pucciando una signorina nel ketchup. Il signorotto lì. Era questo? Sì. Allora, puzzle dei tarocchi e ci salutiamo. Il boss finale la prossima volta, quindi giovedì. Giovedì e giorno dopo giovedì. Devo salvare. Giusto. Perché tanto ci sta. Il boss finale ci metteremo un'ora probabilmente, visto come è stato Alessa. E i vari finali saranno una quindicina di minuti probabilmente, quindi a fine della live è piena. Potremmo vederlo oggi una volta, ma non voglio per divisione bella. Quindi vediamo se ho capito bene come funziona. Il matto è in mezzo, perché non c'è niente a sinistra e a destra. La luna, io vi ho detto che era a sinistra, sotto c'era l'imperatore. La papessa, forse. L'occhio della notte. Così.
così. Forse il contrario? Forse il contrario ancora? Non c'ho molte possibilità, in realtà. No, la luna è sotto... No, le stelle sono sotto il full. Quindi è il contrario di questo. Li ha rimessi uguali, ho notato. Ma di nuovo... Credo che sia così. No? Forse devo mentire tutto, aspetta. Perché la... Dovrei leggerli in realtà, Dovrei leggerli. Ho sbagliato, beh? Sì. Ce la posso fare. Non c'hanno colori, per noi sono tutti uguali. E allora non so. No, li rileggo. Wait. E devo del canto o no? Allora. 5 carte. L'uomo da rovescia si trova sotto il suolo. Tanto a destra che a sinistra è tutto da solo. Ah no, sotto il suolo, no. Non... Ho sbagliato. Deve essere in fondo. La luna vola alta sopra il cielo, pieno a metà e come un veliero. La stella polare sta come un collare sulla testa di un matto giullare. Devo vedere se la luna c'ha anche le stelle. Fammi un attimo controllare perché stavo sbagliando. Lo so che è chiuso. Questo è di full. Il matto qua. L'impiccato sta in mezzo sotto. Una V, Engedman in basso. Esatto, sì. Assolutamente. Poi devo capire... In che ordine vanno messe, ma un altro discorso. Però è sicuramente così. A posto, perfetto. Nice. Ragazzi, noi ci vediamo domani sera con The Witcher. Mercoledì con Simpson Interrun, che si è rivelato un gioco folle, come esattamente doveva essere, quindi va benissimo così. Giovedì finiamo Silent Hill, dopo Silent Hill c'è The Stranding. E venerdì si comincia finalmente Zelda. Forse riusciamo. Raidino, non scappate. Che abbiamo, vediamo. C'è Shiny Pockets, dai, raidiamo Shiny Pockets. Eccolo qua, Resident Evil 2 con la mod pazza in culo. Ragazzi, da GBG è tutto. Non ho cominciato a raid. Alla prossima live.